Carissimi amici sportivi, ci aspetta una puntata particolarmente calda. È finito il sogno dei playoff, si è scatenata l'ira dei social. Ammesso che abbia un senso, ma un senso ce l'ha perché sono stati davvero tanti i tifosi che si sono arrabbiati. Devo dire che al di là di un traguardo sfumato, quello dei playoff, che forse lasciava il tempo che trovava, perché sarebbe stato probabilmente un sogno effimero, però l'uscita di scena del Palermo è stata abbastanza deludente, inquietante, fischi del pubblico. Adesso si deve voltare pagina e parleremo di futuro, parleremo di Corini, parleremo di situazioni contrattuali, di acquisti, cessioni, parleremo della delusione dei tifosi, che poi sono alla fine, come diciamo spesso anche con Salvatore Geraci, da alcuni anni, alla fine sono i clienti del calcio e devono essere anche quelli soddisfatti. Ciao Salvatore, a proposito, ciao Salvatore, eccolo lì. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Ah, che siamo in esterna, ciao Giuseppe Leone, ciao. a tutti, ciao a tutti. Perfetto, prova audio fatta. E ciao al capobanda Fabrizio Vitale. Ti Ciao Guido. aspetta oggi, diciamo, devi montare gli argini per frenare. Per contenere l'ira. Eh sì, abbastanza arrabbiati. Devo dire che però, uscendo dallo stadio venerdì, sarei stato arrabbiato pure io parecchio, pur non ritenendo fondamentale il traguardo dei playoff. Però, insomma, bisogna voltare pagina. Salvatore, allora, voltiamo subito pagina. Vogliamo dare una scudisciata alla squadra per la brutta figura di venerdì. Che secondo me, però, Salvatore, vorrei aggiungere anche, oltre a essere una brutta figura e a non permettere di arrivare all'obiettivo, è anche la manifestazione più palese di un'incertezza sul futuro. Cioè, se questa è la squadra, da qui parti. Ma prima di voltare pagina, consentimi, Guido, che sì, una piccola riflessione, senza entrare nei particolari. La società ha sbagliato partenza, creando un ritardo notevolissimo, questo è un dato di fatto. Mesi dopo, il disastro col Brescia è una totale bocciatura, la bocciatura di una squadra senza anima e cuore che va messa in discussione, malgrado una stagione sufficiente sotto il profilo dei risultati e del gioco. Il discorso del consolidamento, programma e progetto di inizio di stagione, sai, non mi ha mai convinto pienamente. Ora il Palermo volta pagina. I nuovi obiettivi? Se torniamo indietro al progetto iniziale, dovremmo parlare di una stagione di ulteriore crescita, dunque almeno i play-off. Ma a Palermo, come tu sai, si ha giustamente fretta, specialmente se arriva il City a darti un supporto. E poi io mi chiedo con quale squadra. Corini ha parlato di mancanza di carattere, personalità e della necessità di nuovi acquisti. La squadra dovrà avere una nuova fisionomia e sono pochi i punti di partenza, le certezze. In assoluta io direi Brunori e Pigliacelli, perché gli altri fanno parte di un progetto tecnico ancora da costruire. Ma quanti acquisti ci vorranno oltre ai 20 della scorsa stagione? Io penso tanti. Giuseppe, tu da che parte stai? Noi abbiamo più volte detto che la salvezza non era banale. Anche alcuni pareggi vanno giustificati in funzione della classifica, che è stata più corta che mai quest'anno. Però ci sono anche dei limiti. Cioè, se tu sei 2-0 in casa, quasi 3-0, e ti fai rimontare in quella maniera, significa che proprio non hai consistenza. Significa che non hai consistenza, significa che non meritavi di andare ai playoff quest'anno, perché in questa brutta partita contro il Brescia, ovviamente tutti abbiamo negli occhi soprattutto il secondo tempo, quei 10 minuti assolutamente incomprensibili rispetto alle basi che il Palermo aveva costruito a inizio partita. In tutta questa partita c'è il film di tutta la stagione, delle tante occasioni perse, di una squadra che manca di consistenza. E quindi, a prescindere da quale sarà l'obiettivo futuro della nuova società, che immagino sicuramente sarà di crescita, di ulteriore crescita rispetto a questa stagione. Come diceva giustamente Salvatore, è una squadra che va rivista in tutta la sua fisionomia.
Ecco, e qua siamo, e qua casca l'asino, caro Giuseppe, perché io sono d'accordo con te, sono d'accordo con Salvatore, sarò d'accordo certamente anche con Fabrizio Vitale, se non lo sono lo sarò lo stesso, non ti preoccupare Fabrizio. Perché no? Però ecco, se tu dici, sai, abbiamo fatto un campionato di consolidamento, ora abbiamo trovato Geraci, Vitale e Monastra, vanno bene, dobbiamo sostituire Leone, compriamo un altro e siamo a posto. Tu ti trovi in questo momento a dire, ma il futuro, sai, Geraci non lo so perché non sa parlare, Fabrizio Vitale è mezzo Purtroppo. scimunito, Monastra è cretino e Leone no. Allora ti dici, dobbiamo rifare un'altra, perché Salvatore dice giustamente, ne servono tanti, io potrei dirti 8, 8 nei primi 14, nei primi 16, e poi ricominciamo da capo, una squadra tutta nuova da ricostruire, cioè ecco, ci vuole sicuramente un equilibrio. E poi la cosa che secondo me fa anche un po' arrabbiare i tifosi che la società ancora non ha parlato soltanto Corini, che però mi è sembrato anche un po' più seccato del solito, cioè finito il campionato, arrivata la delusione, la bella trambata in testa, qualche cosina, sempre nel suo politichese molto educato, gli è uscita dalla bocca, e, come a dire, sappiamo perfettamente cosa serve, ora ci pensiamo noi. Però in tutto questo la società ancora non ha parlato, io mi auguro che lo faccia nei prossimi giorni, deve farlo per forza perché l'unico modo per quietare una piazza che noi abbiamo sempre condannato gli eccessi, figuriamoci, e li continueremo a condannare, però una piazza che ti porta 30.000 persone allo stadio vuole sapere, il prossimo anno l'obiettivo è lottare per stare nei primi quattro posti e magari andare in Serie A, oppure in Serie A direttamente con una squadra più forte della Juventus. Però bisogna sapere come stanno le cose. Tu, uscendo dallo stadio, che sensazione hai avuto? Ma di grande amarezza, certamente a tutti sarebbe piaciuto raccontare un'appendice da sogno che però purtroppo non si è concretizzata. Il fatto che non si sia concretizzata è giusto che produca, come dire, rabbia, delusione, scoramento da parte dei tifosi, soprattutto perché quest'anno i tifosi hanno fatto una grandissima parte sia in casa che fuori casa. Però ricordo anche che non era l'obiettivo del Palermo salire in Serie A quest'anno, cioè si sono trovati lì, hanno detto vediamo che succede, proviamoci, ma questo proviamoci non era siamo pronti, puntiamo alla Serie A, non è che è stato cambiato l'obiettivo dal consolidamento al dover provare di andare in Serie A. Poi se si fossero allineati tutti i pianeti come la scorsa stagione, perché la scorsa stagione Palermo non era certamente una squadra così forte da conquistare la promozione, si sono allineati tutti i pianeti e c'è riuscita. Ci poteva accadere anche quest'anno? Forse, non lo sappiamo. Però mi pare di capire da questa prima stagione che il modus operandi del Citigroup è abbastanza chiaro. Cioè non si agisce di pancia, ma si agisce di testa. Quindi loro hanno deciso di intraprendere un percorso. Sì, Salvatore, dimmi. No, non ti interrompo, concludi, poi mi dai casomai la linea. Certo, c'è stato questo percorso che a un certo punto poteva portare ad osare di più, ma la squadra nel momento in cui si è chiesto di osare di più non ha osato, cioè non c'è riuscita. Non c'è riuscita negli ultimi 2 mesi, non soltanto nella partita col Brescia, cioè la partita col Brescia è stata lo specchio degli ultimi 2 mesi di Beh, campionato. ti posso un attimo però Certo. interrompere. Io ci sto che non batti il Brescia, che perdiamo con il Brescia, ma in una dinamica diversa. Dal 2 a 0 non me l'aspetto e soprattutto non mi aspetto un secondo tempo in cui non hai neanche la Guido, ma quante capacità di partite il reagire. Palermo ha sbloccato e si è fatto Ma 2 rimontare a o 0 a fine ribaltare? primo tempo no, per la verità, non tante Vabbè, partite. però comunque il dato è abbastanza inequivocabile e costante. Cioè, se tu in un campionato perdi 25 punti da posizione di vantaggio, c'è qualche cosa che non va. E sarà l'allenatore in parte, ma sarà anche la struttura di una squadra che evidentemente più di un tot non riesce a fare. Poi credo che ci sia Salvatore Sì, che Salvatore voglia. voleva intervenire. Scusate, io vorrei puntualizzare una situazione. Il discorso del programma, del progetto, dice è stato rispettato, eccetera, eccetera. Io non ho mai considerato che le parole del City erano quelle giuste, perché un progetto di consolidamento ha un significato forse in Inghilterra, o comunque ha un significato soltanto teorico. Poi in pratica, che come vuoi diventare grande? Cioè, non è, loro hanno detto poi si vedrà cosa. E secondo me è mancata proprio la chiarezza in una situazione del genere, perché tu non puoi trovarti al sesto posto in classifica e
e dire sì, ma il nostro progetto è quello del consolidamento. Sei al sesto posto in classifica, il tuo progetto deve essere quello di andartene in A quest'anno, battendo anche la concorrenza delle squadre più forti. Cioè, Sì, non lo Salvatore, ma al vedo. sesto posto c'è stata una settimana il Palermo, poi è ripiombato fuori dalla zona playoff e No, non è nonostante che tutto erano ripiombi. lì, eri lì e hanno detto proviamoci. Cioè, No, non la vedo questa stranezza. ripetiamoci, l'hanno fatto dire a Corini dopo che il Palermo aveva perso già diverse posizioni. Gli hanno fatto dire questo discorso che insomma si poteva alzare l'asticella, ma prima il Palermo ha fatto tutta una serie di partite e non è che le ha perse tutte, attenzione. Il Palermo era una realtà, era una squadra in crescita. Io non sono d'accordo quando si pongono dei discorsi come i campionati di transizione. Secondo me, attenzione, secondo me non significa proprio nulla. Ok, Sì, ma è un possiamo modo anche di essere ragionare d'accordo, dico. inglese, sono Però è il d'accordo. loro modo di ragionare, cioè noi possiamo essere non d'accordo, ma è il loro modo di Esatto, ragionare. però è anche vero che però eserciti a Palermo e hai anche l'obbligo di rispettare la tifoseria. Ora, voglio fare un attimo una parentesi, perché prima mi scappa. Fra i tanti commenti c'è un tale Leonardo Ferdico che sta scrivendo tantissimi Vabbè, è un messaggi. nostro affezionato ascoltatore. È un tuo, diciamo, affezionato critico perché ti sta dicendo sostanzialmente che non capisci niente perché Corini ha fallito, tu lo difendi, quindi sei amico. Allora, prima cosa lo dico io prima che lo dici tu. Qua non abbiamo amici, non abbiamo nemici, abbiamo soltanto una critica da fare quando c'è da farla. Ognuno poi la può pensare come vuole, ma senza insultare, diciamo, o infangare la professionalità di ciascuno. Prima cosa. Seconda cosa, su Corini possiamo dire tante cose e ne parleremo perché uno dei titoli di oggi è Pregi e difetti di Corini che va verso la riconferma. Però veramente possiamo pensare che il Palermo era una squadra da quarto posto, terzo posto, ed è stata frenata dalle stupidaggini di Corini, che Corini ha lavorato contro il Palermo? Francamente io non mi sento di dirlo. E credo che questa squadra debba prendersi le sue responsabilità, perché in campo ci vanno i giocatori e nel secondo tempo della partita con Brescia io non ho visto una squadra. Non c'era più l'effetto paura, non c'era più il problema di sbloccare il risultato, c'era una partita da condurre. Poi ci può stare anche che non la vinci, che ci sono anche gli avversari, ma non in quel modo. Che è sgradevole e che ha fatto irritare soprattutto i tifosi che sono andati a casa convinti di aver buttato una serata sotto la pioggia e di aver creduto all'incredibile. E questa è la sensazione più sgradevole. Ora, io capisco che il City, che non va in alcun modo, secondo me, messo in discussione per la sua ricchezza, per la sua organizzazione, per il suo anche metodo di lavoro. Però c'è sempre una realtà con cui confrontarsi e questo secondo me va chiarito, perché non abbiamo mai sentito la società in quest'anno se non per bocca di Corini che certamente faceva fatica a difendere se stesso dalle critiche. E ora io dico un'altra cosa, abbiamo conclamato che c'è un tifoso da stadio che è quello che va comunque spera, magari critica, però va allo stadio e si rende conto e poi c'è un popolo di contestatori via Facebook che ovviamente ha preso piede da venerdì sera, non ti dico, io ho cambiato lavoro, ormai No, non faccio più sì. giornalista, ma faccio il lettore Ma è giusto, di commenti. rispettare l'opinione di tutti. Per quanto mi riguarda, io non sono l'avvocato di Corini. Io giudico il lavoro di Corini. Quest'anno il lavoro di Corini riguardava questa situazione, cioè consolidare la categoria. Poi, se lo dobbiamo giudicare su un campionato a vincere, io aspetto l'anno prossimo. È chiaro che se l'anno prossimo c'è Corini e dopo le prime 5 giornate è ultimo, sarò il primo a dire che è giusto cambiare manico. Ma se lo devo giudicare su questo campionato, io gli devo dire soltanto che ha fatto il lavoro che doveva fare, con tutte le difficoltà che ci sono state, perché molti dimenticano tutte le difficoltà che ci sono state, perché il ritiro non l'ha fatto, non ha avuto la squadra da poter plasmare almeno un mese in ritiro perché è arrivata a 2 settimane dall'inizio del campionato, con un campionato un mercato ancora in itinere, con giocatori presi nelle prime giornate di campionato. E non dimenticatevi che questa dinamica è stata perdente anche il primo anno di Serie C, quando sono arrivati i giocatori fino alla quinta giornata di campionato. Per cui le responsabilità Corini ce le ha, ma ci sono anche le responsabilità di altre E componenti. questo è vero, però ci sono anche magari preparazione atletica non perfetta che non riguarda soltanto Corini. Alcuni intoppi che tu hai citato sono sicuramente veri, ma è difficile poi andarli a riportare a galla a maggio dopo 9 mesi di stagione, perché lo stesso potrebbe dire Vanoli col Venezia, lo stesso potrebbe Ma dire Bisoli col sicuramente. Sud Tirolo. Però Guido, perdonami, scusatemi, ma se questa squadra sta 2-0 sopra
il Brescia. Nel primo tempo rientra negli spogliatoi e sa di stare 2-0 e non riesce a mantenere questo vantaggio, come è successo tante altre volte. È colpa di C'è un Corini? No, problema certo. strutturale di squadra oppure è soltanto colpa di Corini? Perché è Corini che gli dice: scusatemi, adesso entrate nel secondo tempo, tu avanza un Fermarli. pochettino di più sul loro taglio, avanza, fatti trovare a palla scoperta e fai fare l'imbucata per fare il gol. Cioè, ragazzi, ma vogliamo parlare di cose serie No, ma infatti ho oppure no? detto, se pensate che Scusate però, come un altro. Sì. scusate una cosa. Noi abbiamo parlato dell'inizio di stagione, io l'ho liquidato in due parole proprio per non entrare nell'argomento. Ma l'inizio di stagione così assurdo è dovuto a Baldini o è dovuto al City? Fatemi capire, perché se no veramente non c'entriamo il problema. La società non ha fatto le cose proprio tutte per benino. All'inizio ha sbagliato completamente, ha sbagliato se non era d'accordo a tenere Baldini, a dargli fiducia, ha sbagliato poi a metterlo nelle condizioni di andarsene e ha sbagliato quindi perché poi ha consegnato a Corini una situazione che non era assolutamente la migliore. Sì, e questo siamo d'accordo. Dico, poi dopo 9 mesi, però ripensare al ritiro oppure no, può sembrare una giustificazione. Io, dopodiché, sono d'accordo con Fabrizio e l'ho detto a chiare lettere: in campo ci vanno i giocatori, gli allenatori hanno le loro responsabilità, hanno il loro peso, però poi da un 2-0 a un 2-2, in quel modo, secondo me, Corini non c'entra nulla. Ora andiamo anche sui Vabbè, parliamoci commenti. chiaro, facciamo un attimo Andiamo, questo. scusami, così chiudo un argomento che Sì. sia chiaro. Andiamo sui commenti, ma chiaramente tutte le ipotesi che io ho sentito l'hanno fatto apposta: basta con le sarde, erano venduti, la partita fatta e cose del genere. Neanche li tengo in considerazione, altrimenti non farei la trasmissione. Non posso accettare questo tipo di comunicazione. Allora, partiamo da Rosario Adriano Orlando. Con una società del genere, il blasone della città di Palermo l'anno prossimo non si può che puntare alla Serie A. Che squadra sarà? Chi resterà? Chi andrà via? Chi arriverà? Forza Palermo Ora ne sempre. parliamo, anche perché tra l'altro volevo dirvi, così faccio autopromozione, che sul sito di Stadio News abbiamo appena pubblicato, a firma di Andrea Zito, un pezzo dal titolo Palermo dai rinnovi di contratto ai prestiti, tante situazioni da gestire. Non diciamo ovviamente chi andrà via e chi verrà, perché ancora non lo sa probabilmente neanche il City, però stiamo facendo una fotografia dell'attuale situazione, quindi chi ha contratto, chi non ce l'ha, chi è in prestito, chi potrebbe tornare, chi potrebbe restare, e soprattutto c'è poi il discorso, che non è banale, degli over e degli under, che tu hai trattato anche sulla Gazzetta dello Sì. Sport l'altro giorno, che sappiamo che le liste vanno fatte con un tot numero di over, un numero di under. 18 over, Qualche under under non è illimitati. più under, ma forse torna indietro. Ci Insomma, sono c'è. dei giocatori che l'anno prossimo non saranno più under e andrebbero a ingolfare la lista degli over in una campagna di rafforzamento e qualcosa di cui tener conto. Comunque adesso, a proposito della domanda, arriveremo anche al dunque, perché poi sensibilizzeremo, i nostri colleghi a dire la loro su chi resta e chi va. Andiamo avanti. Allora, Simone Giunta, nel caso in cui dovessero confermare Corini e non fare grandi proclami per la promozione diretta, se si abbonassero solo in 5.000 a scapito dei 20.000 presenti tutto l'anno, li considereste occasionali? Ma guardate, io non considero occasionale nessuno. Tra l'altro capisco anche che in un momento di crisi economica non tutti si possono permettere lo stadio. Quindi che uno faccia un sacrificio per la partita decisiva ci sta. Tutti quelli che vanno allo stadio concettualmente hanno ragione, perché sono i fruitori veri dello spettacolo. Io dico però che c'è una contrapposizione fra l'eccessiva critica che vedo sui social e l'atmosfera che si crea allo stadio, dove comunque il fatto stesso che ci siano 32.000 persone fa capire che c'è una fiducia sulla squadra, perché se qualcuno avesse pensato che Palermo, perdeva col Brescia, non sarebbe neanche andato allo stadio. Allora, leggo questo messaggio di Piero Mandracchia che è lungo, però lo leggo e lo sintetizzo. Vuole sapere come si fa in una partita importante come quella che è stata col Brescia, definita dallo stesso Corini una finale, prendere un gol in contropiede mentre stai sul 2-0. È questo l'atteggiamento privo di volontà, scriteriato, demotivato della squadra nel secondo tempo a destare sospetti? Vero che in altre partite era successa la medesima cosa, ma questa era una partita in cui il 2-0 era da difendere con i denti, a costo di fare barricate. Il concetto che esprimevamo un po' prima della Esatto. trasmissione, cioè Giuseppe, che. tu hai visto qualcosa di diverso da noi? Perché non ti sei espresso su questo. Mi pare che non ci sia stato né un fallo, né anche un tentativo di andare in porta su 2-2 per cercare di rimediare. E ovviamente non penso che tu sei convinto che la partita fosse, appattata, come si suol dire, no?
Assolutamente no, io fin da subito davanti a queste dietrologie, complotti e quant'altro, mi sono sentito semplicemente di dire la cosa forse più banale: questa squadra non è andata ai playoff perché non ce la faceva, non ce l'ha fatta. Molto, ripeto, mi rendo conto che è una spiegazione banale e tutto, ma semplicemente non ce l'ha fatta perché non è stata all'altezza della situazione ieri, come non è stata all'altezza della situazione soprattutto negli ultimi 2 mesi, perché non dimentichiamoci che nelle ultime 14-15 partite il Palermo ne ha vinte solo due, e già Esatto. credo sia un miracolo che E all'ultima in quante giornata. era passata in vantaggio? Un bel po', eh? Meno 5. Ma quello che ho detto, che dicevo poco fa, Fabri, cioè la partita di Brescia, cioè noi non ce la dobbiamo prendere con la partita di Brescia. La partita di Brescia contiene un po' tutta la stagione, in particolare il girone di ritorno del Palermo, fatto di tante occasioni sprecate, in casa e fuori casa, perché bastava vincere, non dico altre 6-7 partite nel girone di ritorno, ma vincere quelle 3-4 situazioni in cui il Palermo meritava di vincere, ma poi se le fate sfuggire. E Palermo, oggi staremo parlando di un Palermo quinto o sesto in classifica, Diciamo che la probabilmente. politica dei piccoli passi ha garantito una salvezza più o meno comoda e ha lasciato aperte le speranze solo perché comunque c'è stata una Perché c'è mediocrità stato o un un equilibrio campionato. fuori Perché dal c'è stato un normale. campionato molto molto equilibrato. Basti dire che, insomma, il Palermo a un certo punto era dentro la griglia playoff con 49 punti. L'anno scorso, come credo di averlo anche ricordato nelle ultime puntate, l'anno scorso l'ultima qualificata ai playoff ci è andata con 58 punti. Cioè Esatto, stiamo esatto. Quindi parlando quando c'era da vincere, non più di... da non perdere, il Palermo si è sbriciolato. Ancora due commenti prima della pausa. Giuseppe Baiardi, non contestiamo i playoff, ma lo scarso impegno in campo per rispetto dei tifosi presenti. Manu Remo, la tristezza più grande non è stata non andare ai playoff perché non ce li meritiamo palesemente, bensì sapere che il prossimo anno ci sarà ancora Corini. Risponde in qualche modo Andrea Randazzo dicendo non si tifa per Corini, ma per il Palermo a prescindere. Proseguo. Sì, prosegui ancora per un minuto. C'è chi si lamenta ancora due gol in contropiede, sempre Giuseppe Baiardi con una squadra che vince 2-0. Poi si rispondono tra di loro nella nostra community e questo ci fa piacere perché vuol dire che il dibattito è ben animato. Sempre Andrea Randazzo dice: fino a gennaio non avevamo un team manager. Quest'anno si sono create le fondamenta sia dirigenziale che di squadra. Quindi parliamo di aria fritta. Chissà com'è l'aria fritta, buono. L'aria fritta. Davanti alle fritture va bene tutto. Ci fermiamo un Corini è attimo, ci protetto fermiamo un dalla casta attimo. palermitana. Proseguiamo dopo. Corini protetto dalla Dalla casta casta. palermitana. Qual è la casta Ma non lo palermitana? so. C'è una Salvatore, qual casta. è la casta palermitana che protegge Corini? No, questo non l'avevo sentito. No, Corini, ragazzi, Corini sta pigliando, secondo me, sta portando la croce oltre i suoi eventuali demeriti. Ed è questo che è il discorso che mi ricollega all'obbligo da parte della società a volte di dover anche uscire allo scoperto e fare sentire la voce. C'è la pubblicità, non cambiate perché sono pochi secondi e poi torniamo. Dobbiamo parlare ancora di Corini da vicino, pregi e difetti, di un Palermo senza anima, di acquisti, cessioni e chi resterà, chi non resterà. A fra poco. Venite qua, Salvatore e Giuseppe, aiutateci a fronteggiare la mole di commenti che sta arrivando perché siamo inondati. Fabrizio. Allora, nessuno ha detto, dice Salvatore Brucato, che sarà promozione diretta. Per noi passeranno 3-4 anni, neppure tutti con Beh, Corini. diciamo che nessuno ha detto niente ancora. Noi aspettiamo le comunicazioni della società, perché lo scorso anno, per la verità, io sono rimasto favorevolmente impressionato. Salvatore, non so tu, non so Giuseppe. Arriva uno che dice: ho preso il Palermo, non ho premura ad andare in Serie A perché prima vogliamo consolidare, che non significa poi arrivare dodicesimi per forza con quel. Significa mettere a posto centro sportivo, societario, potenziare questo, capire dove siamo e poi agire di conseguenza. Lo scorso anno avevamo detto consolidamento e tutto sommato ci siamo, perfettamente in linea con serietà, poi con alcuni errori, perché per esempio se tu pensi di rinforzarti a gennaio con Tutino e Verre, poi hai fallito l'obiettivo. Non per colpa del City probabilmente, ma per colpa di Tutino e Verre, che sono stati due casi dell'ultimo periodo del campionato. Però
il tuo l'hai fatto. Ora voglio sapere qual è l'asticella. Dove la portiamo l'asticella? Playoff, primi due posti, Serie A sparata? Vediamo. Proseguo? Sì. Simone Giunta, ma siamo sicuri che l'obiettivo della società per l'anno prossimo sarà ottenere la promozione diretta? Se volessero confermare semplicemente il consolidamento della categoria, quali sarebbero le considerazioni del dottore Monastra? Che io non mi abbonerei se mi dicono, sai, il prossimo anno ci dobbiamo salvare. Il tifoso risponde non abbonandosi, e così una proprietà, questo fa parte della logica del mercato. Quindi il tifoso ha una sua maniera principale e civile di protestare, non va allo stadio. Devo dire che quest'anno il pubblico è andato allo stadio, venivamo da una Serie C anche brutta, tranne l'ultimo mese, abbiamo visto qualcosa di meglio, ma non troppo divertente, però Il pubblico è stato veramente spettacolare il pubblico è quest'anno, stato anche soprattutto in spettacolare. In trasferta. trasferta c'era sempre una bellissima delegazione, in alcuni stadi addirittura c'era forse la maggioranza dei tifosi rosanero, ma secondo me 32.000 persone per Palermo-Brescia sono un'altra manifestazione di amore, considerato che era un venerdì e che pioveva anche, e che non c'era in ballo la promozione come lo scorso anno. Quindi io credo che il tifoso abbia dato una bella risposta a tutti quanti, Ma e soprattutto penso l'ha data al Citigroup l'ha per data al capire Citigroup, che cos'è questa piazza, certo. che cosa anima il Certo, calcio in questa certo. piazza. Dopodiché, se dovessero fare, ma io non credo per la verità, perché se no, cioè, non penso che il City venga a Palermo per galleggiare. Avrebbero comprato a meno prezzo altre 15 società, invece hanno scelto una con un potenziale teoricamente esplosivo, che non è quello del Cittadella o non è quello del Perugia o non è quello No, del tra l'altro vi do una Benevento. chicca, il City in Serie B in Italia aveva individuato tre squadre, una per categoria. In Serie B aveva individuato il Perugia, ha scelto il Palermo in C e ha gradito che questa squadra nel frattempo fosse salita anche di categoria. Esatto, e quindi non vedrei la logica di fare un campionato al risparmio con bassi obiettivi. Dopodiché la prima risposta è quella di non abbonarsi. Vado avanti, Marzio Andrea Bellomo, meglio così, squadra immatura per i playoff, abbiamo subito troppe rimonte in partite chiuse, al di là di Corini, giocatori immaturi, vedi esempio Tutino, si becca il giallo per la maglia quando mancava ancora tutto il secondo tempo da giocare, Luciano Buetto, per favore, per l'anno prossimo, non voglio più sentire la parola consolidamento, anno di transizione, grazie, Fab Delisi e la regina sono capitate esattamente le stesse cose, l'in più ha avuto la penalizzazione, però i playoff ci è andata. Simpatico questo commento di Tony Ingrassia, siamo nella stessa barca del tifoso juventino, prigioniero di Allegri e noi di Corini. A tutti i prigionieri di buoni allenatori, cioè io vorrei essere prigioniero di Allegri in Serie A, onestamente. A proposito, la Juventus hanno chiesto meno 11, chissà come va, ma non sono problemi che ci riguardano per ora. Abbiamo fatto i complimenti al City che ha vinto il campionato stando sul divano, che è la posizione più comoda Meraviglioso. per vincere il campionato. Poi hanno battuto anche il Chelsea comunque per dare la ciliegina. Chissà, la settimana prossima magari lanciamo il sondaggio per chi tifate, Manchester City o Inter, perché a Palermo c'è una bella colonia di interisti e una bella colonia anche di sitiani che si sono, diciamo, convertiti al City proprio per ragioni di parentela con il Palermo. Allora, Giuseppe, cominci tu questa volta. Io vorrei sentire, a proposito del titolo che vedi sopra la tua testa, Corini resta, che mi sembra un assunto valido al 99,9%. Pregi e difetti del tecnico. Ma guarda, sui pregi è stato quello di tenere in pugno questa squadra nel momento più difficile e sicuramente il momento più difficile è stata la partenza, perché non era una partenza facile per lui, arrivato a 5 giorni dall'inizio del campionato, 5 giorni dall'inizio del campionato e tirando fuori il Palermo. Per carità, agevolato anche da un campionato molto strano ed equilibrato, tutto sommato presto, perché già bene o male a novembre, nella seconda metà di novembre, il Palermo si era tirato fuori dalle secche della bassa classifica. Sicuramente in tanti si dividono come dire, doti caratteriali di questo tecnico, messe in discussione dal punto di vista non tanto del carisma quanto
non so come, cioè di tirare fuori quel qualcosa in più, perché probabilmente in questo momento, quando si è trattato di alzare l'asticella, se poi la squadra non è stata in grado, alcune responsabilità cadono addosso all'allenatore, che non è stato in grado di caricare il gruppo e la squadra di voglia di In estrema andarsi a sintesi, prendere questi playoff, di cattiveria. me lo dai un voto, se dovessi giudicare con un voto? Il voto di Corini, ma ripeto, l'obiettivo lo ha raggiunto e su questo sono perfettamente d'accordo con Fabrizio, senza neanche troppi patemi. Io un 6,5 tendente al 7 a Corini quest'anno lo darei. Allora, aspettati anche l'ondata di critiche pure nei tuoi confronti. Fabrizio, Corini, pregi e difetti. I pregi sono quelli che ha descritto Giuseppe, cioè è stato bravo a tenere bene la squadra fissata sull'obiettivo di salvarsi quando era nelle sabbie mobili della classifica ed è riuscito a tirare fuori a livello caratteriale il meglio che c'era in quel momento, cambiando modo di giocare, rinunciando e mettendo in panchina alcuni giocatori che al mercato di estivo tutti noi avevamo giudicato con grande favore, no? Difetto, secondo me, è che lui ha avuto troppo fretta nel girone d'andata a voler innestare subito tutti questi nuovi arrivati, Stulaz, Saric, per far prendere subito confidenza e dare un gioco come lo vede lui, perché lui ha una visione di gioco di questa squadra che non è riuscito a far venire fuori totalmente, e ha pagato dazio con quelle sconfitte che poi lo hanno costretto a rimodificare l'assetto tattico. Poi, una volta che il Palermo era più in tranquillità, lui ha riprovato a proporre gioco, ma no, non c'è riuscito. E allora io a quel punto dico: ma se tu stai andando bene in un modo e vai bene di ripartenza, perché non continui a giocare di ripartenza e poi l'anno prossimo si vede? Questo è l'unico appunto che faccio a Corini. Per Voto. me è un 6,5, ha rispettato i programmi e l'ha fatto con largo anticipo. Allora, Salvatore, ti ho tenuto per ultimo, anzi forse l'ultimo sono io, ma insomma poco importa. Intanto una premessa: l'Inghilterra non è l'Italia, gli italiani non sono gli inglesi, sai? Il discorso sull'allenatore è sempre teorico. Ognuno ha il suo carattere, un suo modo di affrontare le situazioni. Corini ha avuto l'appoggio del City, ma ha dovuto mettere faccia da solo ad ogni situazione, bella o brutta, e da questo punto di vista ha avuto un merito incredibile. Ha poi tenuto in piedi l'idea di una stagione di consolidamento fino a quando, visti i risultati, ha alzato l'asticella, e qui la squadra lo ha tradito, come ha tradito se stessa. Cioè, io giudico Corini in base anche a quello che hanno fatto gli altri. Inutile ora i pianti, le promesse di un'esperienza amara che possa diventare la base della stagione. L'ho letto quasi da tutti i giocatori. I giocatori farebbero bene a stare zitti, a non nascondersi sui social dietro a questi messaggi pseudo incoraggianti. Per loro la prova deve essere il campo, e il Brescia l'hanno combinata grossa. Corini dovrà cambiare registro e assumersi altre responsabilità nella creazione della nuova squadra. E qui si vedrà il vero Corini. Corini ha il pregio però di essere una persona seria e un grande lavoratore. Il difetto, forse, ne accennava un po' Fabrizio poco fa, di diventare un integralista chiudendo gli occhi di fronte a situazioni tattiche anche evidenti. Ma sono discussioni per certi versi, Guido, inutili. Prendiamo il Napoli, scudetto storico e meriti solo di Spalletti, cioè adesso è diventato un santo lui? Evidentemente no. La squadra è stata completamente rifatta, lo spogliatoio è diventato granitico e affamato. Sono questi i presupposti indispensabili. L'allenatore bravo è poi quello che riesce a integrare le varie componenti e a dare la carica. E da questo punto di vista, quindi, io devo dare un voto sicuramente buono a Corini, che è quello del 6,5, perché non vedo quali responsabilità grosse bisogna affibbiargli per il fatto di non essere arrivati ai playoff. Io mi interrogherei soprattutto sui calciatori. E poi, Allora, sei e Salvatore, mezzo perdonami, io. Sì. ricordiamo anche un'altra cosa: i grandi allenatori vincono perché hanno grandi squadre. Cioè, non è che l'allenatore può incidere nel 90% della prestazione di una squadra. Cioè, Allegri, da quando non c'è la Juventus forte, sta vincendo?
No, E però Zelig non ha detto sta niente. facendo un lavoro diverso anche di sviluppo del settore Ma giovanile perché è per fare costretto a farlo? plusvalenze. Ma perché è costretto a Pioli non so farlo? se abbia una squadra fortissima, secondo me no. Spalletti dico, però l'allenatore serve pure, L'allenatore ovviamente deve dare un'impronta, deve serve a incidere casa. dal punto di vista tattico, ma poi il resto lo devono fare i Io sono giocatori. abbastanza d'accordo sul 6 e mezzo che più o meno avete dato tutti quanti, perché sì, è vero che Corini ha fatto sicuramente un super lavoro dal punto di vista anche quantitativo, perché ha fatto quello che fanno in Inghilterra i manager, gli Alex Ferguson, per cui diventi allenatore, psicologo, direttore sportivo e direttore generale, comunicando cose che secondo me in Inghilterra forse c'ha un senso diverso. In Italia lui ha dovuto continuamente riciclare la solita pappardella sua delle conferenze stampa, corretta, spiegando anche i suoi punti di vista, ma dovendo difendere se stesso, ovviamente, che mi pare una cosa anche abbastanza complicata. Io mi sarei aspettato da parte della società una voce un po' più autorevole a salvaguardia di Corini. Il quale però secondo me tiro fuori un difetto che secondo me non avete sottolineato voi, non so se per dimenticanza o perché non siete d'accordo, che è quello della comunicazione, cioè lui ha sempre difeso la squadra oltre ogni immaginazione, oltre ogni prestazione in colore, fino all'ultima, quando poi dopo Palermo-Brescia qualcosina, insomma, gli è uscita fuori di veleno e di arrabbiatura, perché secondo me, come dice Salvatore, si è sentito un po' tradito dalla squadra. È vero che la salvezza l'hai presa, ma è anche vero che ti aspettavi di più. Ma Non sono perché, convinto. Sì? Chi era? ma Giuseppe. perché la difesa fino alla fine? Perché cercava dalla squadra quelle risposte che purtroppo poi non ha avuto. Io sono d'accordo con Salvatore quando usa l'espressione di tradimento. Cioè, quando sento i tifosi, leggo i tifosi sui social che dicono basta, non voglio più sentire parlare, non voglio più sentire pronunciata la parola consolidamento, eccetera. Ma io credo che lo stesso Corini quest'anno a un certo punto non voleva più parlare di consolidamento. Tant'è che è stato lui ad alzare l'asticella e a parlare di playoff. Ed è sfuggito Però la anche il motivo risposta per alla cui l'ha squadra non c'è fatto. stata. Ma è sfuggito anche il motivo per cui l'ha fatto, perché lui ha voluto misurare questa rosa a vincere in vista dell'anno In prossimo. vista della. Se ci fosse riuscito quest'anno, era il primo che voleva andare in Serie A. Questo è poco ma sicuro. Si dovevano allineare i pianeti, come ho detto, ma era il primo. Ma questo alzare l'asticella è servito per dire: vediamo di che pasta siamo fatti. Siamo in grado di lottare per certe zone della classifica o per certi obiettivi? E la risposta la squadra E gliel'ha data. però adesso mi viene il dubbio che ci sono più incertezze che certezze dopo un anno su una squadra che deve comunque necessariamente fare molto di più il prossimo anno. Allora io dico che certe volte io capisco anche la difesa d'ufficio della propria squadra, perché bisogna anche fronteggiare gli aspetti psicologici, però a volte quando tu giochi partite ignobili, e il Palermo nelle ultime 10 è capitato che abbia giocato anche male o che abbia dilapidato il vantaggio, puoi anche dirlo che hai fatto delle stupidaggini colossali. Se difendi sempre la squadra, il pubblico si sente preso in giro, secondo me. E questo, siccome ritengo che i tifosi siano i clienti del fenomeno calcio, poi non è che i tifosi abbiano sempre ragione, però loro hanno anche il diritto di sognare, di pensare in grande, non hanno il diritto di insultare, ovviamente, hanno il diritto di critica ragionevole, però sono loro i clienti, quelli che poi giustificano tutto quello che succede nel mondo del calcio. Senza tifosi non si andrebbe avanti da nessuna parte e secondo me Corini avrebbe dovuto, secondo me, infiammare ogni tanto, dare qualche vampata in più, qualche scossa alla squadra e alla tifoseria, cosa che ha fatto Baldini, per esempio, anziché tenere tutto un po' sotto anestesia. Dopodiché, però, io vorrei anche dire, e lo dico soprattutto a quelli che criticano Corini dal punto di vista professionale, secondo me, e te lo dimostrano anche le classifiche finali, non era così scontato salvare il Palermo che veniva da una promozione, che veniva da una rivoluzione, giusta o sbagliata che fosse, non era così scontato. Bastava in alcuni momenti perdere una partita anziché pareggiarla per non tanto quel punto in più o in meno in classifica, ma per avere un tracollo psicologico che questa squadra. Secondo me Corini lo aveva capito, forse non lo ha detto, ma l'aveva capito, che questa squadra non era in grado di sopportare. Cioè, se questo tipo di tracollo l'avessimo avuto con 4 punti di classifica in meno,
il Palermo probabilmente avrebbe rischiato seriamente di retrocedere, Poi posso dire una proprio cosa? perché sono mancate le palle. Certo che puoi dire le cose. No, voglio aggiungere un'altra cosa, che è un dato che sembrerà così, che farà sorridere, ma questo piazzamento di quest'anno è il migliore nella storia del Palermo dopo una promozione in Serie B. Cioè, il Palermo promosso dalla C alla B non è mai raggiunto il nono posto. Per carità, sono numeri, possono lasciare il tempo che trovano, sarà un pannicello caldo per chiunque non abbia gradito questo fine di stagione, però sono dati e quindi evidentemente qualcosa è stato fatto. Giuseppe, riparto da te un attimo per il terzo argomento della discussione. Ovviamente su Corini vi sbizzarrirete. Già siamo a circa 150 commenti, quindi è chiaro che non li potremo gestire tutti. Mi abbasso anche il colletto della camicia che sta sempre un po' troppo alto. Però potete guardarveli perché non riusciamo a leggere tutta questa ondata di commenti, dobbiamo anche parlare noi. Giuseppe, terzo argomento, la delusione dei tifosi, e quindi torniamo al dunque, ai clienti dello spettacolo calcio, che si arrabbiano, almeno a Palermo, forse a Palermo più che altrove, non tanto per il risultato, ma per quando hai la percezione che manchi l'anima. E a me mi è sembrato che questa squadra, nel suo complesso, poi abbia avuto a volte difetto di anima. Senza ombra di dubbio, perché a volte è proprio sparita dal campo, come è sparita venerdì sera in buona parte del secondo tempo. E lì giustamente il tifoso che, come abbiamo tante volte sottolineato nell'arco di questa trasmissione. Non ti sentiamo più, Giuseppe? Mi sentite? Ora sì, Ecco. ora no. Dicevo, il tifoso che ha dato l'anima, esatto, è stato il tifoso più a dare l'anima al Palermo, ha dato supporto sia in casa che in trasferta, chiaramente si aspetta qualcosa in più sotto il punto di vista del temperamento, pur conoscendo quelli che sono i limiti evidenti, tecnici di questa squadra. Ed è da lì che nasce chiaramente tutta il rammarico dei tifosi, perché ripeto, attenzione, il Brescia non era venuto qui a fare, non poteva essere venuto qui a fare una passeggiata, perché il Brescia con quel punto ottenuto si sta giocando la possibilità di restare in Serie B. Se perdeva era già in Serie C, per come sono andate le cose anche nelle altre partite. Quindi ci poteva stare un Brescia che veniva qui a non regalare, però per come si era messa, averla poi buttata così, io capisco anche il tifoso che lo vede quasi come un affronto, dopo quello che ha fatto, dopo il sostegno che ha dato per tutta la partita. Salvatore, Palermo senza anima, figlio di una Ah, società senza anima, o l'anima ce l'hanno e sono scarsi. tu dici soltanto anima, io direi cuore, gamba, cervello, carattere, personalità. Dove le mettiamo tutte queste qualità? Non basta poi andare sotto la curva a prendersi i fischi. Guarda, per me è meglio rientrare negli spogliatoi, chiedere scusa e soprattutto spiegare il perché di questo voltafaccia. Perché sul 2-0 la partita era finita e il Palermo l'ha riaperta, non il Brescia. La delusione è stata grande. E non solo per uno stadio pieno, Guido, tu poco fa parlavi che dei tifosi che sono i fruitori dello spettacolo. Attenzione, la maggior parte è a casa a guardare in televisione e a portare un contributo di quattrini notevolissimo. Certo, perché poi Poi pagano gli io, abbonamenti che finanziano le squadre, appunto, certo. poi io non condivido l'idea che i fischi dei tifosi ci possano sempre stare. Nel bene e nel male, i tifosi prima, durante e dopo la partita dovrebbero accompagnare la squadra. Ho guardato ultimamente il Southampton, anche i social l'hanno messo in evidenza. Ultimi e già retrocessi, i loro tifosi cantavano. Cioè la passione non può passare dai risultati. Beh, Quando però il arrivano i fischi. Southampton già dal retrocesso ha fatto delle prestazioni. Arrivo. Arrivo. Cioè, il Southampton intanto gioca in un altro campionato. In Italia è diverso, questo lo volevo dire dopo. Ma quando arrivano i fischi, come è accaduto a Palermo, c'è da chiedersi perché, che cosa si è rotto. Nel nostro caso, quella prestazione inconcepibile, secondo me, ha spaccato i sentimenti, perché il Palermo è sceso in campo quasi condizionato dalla presenza dei tifosi, devo dirti la verità.
Non dovrebbe essere il Brescia ad avere paura. La delusione dei tifosi parte dunque dal comportamento inspiegabile della squadra, che ancora non ha dato una risposta a parole, nemmeno a parole. Allora, io ho soltanto 2 minuti, rapidamente, perché sennò ci tagliano Fabrizio e poi tutti gli altri. Da dove si riparte? Cioè, abbiamo detto che che la chiamo sconfitta perché di sconfitta si parla, col Brescia ha palesato l'inconsistenza di alcuni pezzi di squadra. Adesso si deve ripartire. Velocemente, da cosa si riparte? Ma da quello che mi risulta, le idee sono già abbastanza chiare. Si parla di almeno 6 innesti per la prossima stagione, alcuni sono già stati individuati. Il reparto maggiormente toccato sarà la difesa. E poi è chiaro che l'evoluzione del mercato potrà offrire altri spunti. La base è quella che abbiamo detto: Brunori, Gomez, Verre che rimarrà anche se in prestito, ma è un prestito, Spero il diciamo. fratello di Verre, quello vero. Speriamo di vedere il fratello di Verre. E poi ci sono delle situazioni da definire. Comunque ci sono dei rinnovi in corso, a partire da quello di Brunori per lo zoccolo duro, e poi ci saranno degli innesti sui quali già stanno lavorando e hanno individuato già qualche obiettivo. Salvatore. Ma senti, condividiamo tutti e anche Corinne ha fatto capire che questa squadra va ampiamente ritoccata. Io direi che si riparte da Brunori, perché è l'elemento assolutamente indispensabile della squadra. Si può passare da Pigliacelli, si può passare da Mateio, si può passare da Gomez e si può passare da Verre. Ma sono tanti i punti. La cosa che più mi disturba è che anche in quelli che io ho nominato ci sono punti interrogativi. Ma ci sono tantissimi altri punti interrogativi anche in altri calciatori, per chi si è infortunato e per chi non ha reso come avrebbe dovuto rendere. Quindi io la vedo più complicata di come possa sembrare. Giuseppe, hai pochissimi secondi, ti prego solo i nomi. No, non ti faccio i nomi, si deve ripartire da una società, Guido, che costruisca per tempo, che ponga le basi di un inizio stagione completamente diverso rispetto al solito. Quindi se abbiamo capito che si riparte da Corini, secondo quelli che sono gli intendimenti della società, mi aspetto questi innesti di cui parlava Fabrizio che arrivino nel più breve tempo possibile. Oggi potevamo durare 3 ore. Grazie a Blog Sicilia, a Stadio News che ci hanno sempre supportato col sito. Noi ci vediamo lunedì prossimo con Blog, Stadio News, con i siti, con le pagine Grazie ai Facebook. nostri Non vi amici anche della molliamo. community. Grazie amici della community, sono tantissimi. Guardatevi un po' il dibattito perché ancora si ingrosserà. Grazie comunque, io volevo ringraziare anche con affetto Video Regione Canale 14 del Digitale Terrestre che ci ha rimbalzato per tutto il campionato dandoci fiducia e visibilità. Grazie a tutti quanti. Forza Palermo sempre e comunque. Vedremo cosa ci riserva l'immediato futuro. Arrivederci. Ciao.